Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi andremo a parlare di un marchio di diciamo saponi, acqua del corpo e del genere, che non posso comprare. Non so se ho parlato già di questo prodotto. Di questo argomento non mi ricordo, in caso, perdonatemi se l'ho riprodotto. Questo post l'ho pubblicato diversi anni fa sul mio vecchio blog. Chi mi seguiva più o meno 7-8 anni fa qui su YouTube ho messo sotto nel box informazioni un blog che adesso non esiste più e l'ho riportato sul blog nuovo che vi linko qui sotto nel box informazioni. Piccola premessa che non c'entra niente con il video, ma comunque fa parte un po' tutti, fa parte di quasi tutti i video, è quello di iscriverti, lasciare un like se ti piace il video, o se non ti è piaciuto lascia un dislike, e se ti va commenta, mi daresti una mano a crescere il mio canale, tanto è tutto gratuito. Andiamo a parlare del marchio che io non posso comprare. Perché non posso comprare? Prima di andare a nominare il brand, voglio far capire del perché io non posso comprare. Che sia shampoo, bagnoschiuma, che sia deodorante, detergente intimo. Ho provato tante volte questi prodotti di questo marchio, ma mi crea una reazione allergica, ma non una reazione allergica visibile, nel senso che mi viene una specie di orticaria, quindi non ci stanno bolle, non ci sta niente, però ho un istinto a grattarmi. Non lo so perché mi fa questa reazione, è l'unico prodotto forse che mi dà problemi e il marchio è Neodromed. Ho provato, come detto prima, tanti prodotti, dallo shampoo al bagnoschiuma, detergente intimo, deodorante. Ho provato parecchi prodotti di questo marchio, Neodromed. E per ogni prodotto stessa identica reazione, ovvero, esempio, per il deodorante cominciano a prodermi le ascelle, non c'era niente, ma comunque avevo il senso di che qualcosa mi stesse puncicando, per farvi capire, quindi io mi andavo a grattare, così anche per lo shampoo, quindi ogni volta che utilizzavo quel prodotto tendevo anche subito dopo lo shampoo avermi asciugato i capelli di andarmi a grattare perché mi prudeva sia la testa, se usavo lo shampoo, il bagnoschiuma un po' tutto il corpo, il detergente intimo uguale, il deodorante uguale. Possibile spiegazione che fossi stressata in quel periodo, ma comunque ci sono stati tanti altri prodotti che in un momento di stress mi hanno portato questo pulito, ma che comunque ho riprovato a utilizzare in un secondo momento e non mi ha fatto reazione, e sto parlando di marchi tipo Neodo Roberts, Chili, Nita, ad esempio il Chili come detergente intimo non lo posso utilizzare perché cioè, mi piace come prodotto, ma la sensazione che ho mentre lo utilizzo non mi piace, ma non è perché non mi ci trovo bene e non è perché mi viene il prurito, ma proprio il tipo di prodotto che non mi piace, per quanto sia neutro, non mi piace. Ma quello è il mio problema. Invece Neutromed l'ho provato in diversi periodi dell'anno, sia in estate, in inverno, in autunno, in vari contesti, sia sotto stress che non, niente stress, il problema c'era. Quindi è un problema della mia pelle quando utilizzo Neutromed. Ok, altri prodotti come ho detto prima, Neutro Roberts, Chili, Nitra, Garnier, non mi fanno questi problemi. Forse la Garnier come shampoo tende a farmi grattare, però dipende da quello che compro. Se compro Fructis, tendi a grattarmi. Se prendo tipo camomilla, non mi fa niente.
classici, però penso che sia proprio la formulazione del Neutromed sulla mia pelle che mi provoca questa reazione di prurito. Scusa se sto guardando di qua, invece di guardare avanti perché sto registrando il computer e sto avendo degli appunti di qua, quindi mi va di qua per vedere se sta registrando. Quindi è proprio il marchio che ha una formulazione che con la mia pelle non va bene, per quanto abbia, come si dice, un pH neutro, adesso non mi ricordo il percentuale, non posso utilizzarlo, è proprio la mia pelle che reagisce in quella maniera al prodotto, non so come gli riconosca il prodotto, ma è proprio... Cioè, l'ho utilizzato anche diversi anni dopo, anche perché mia sorella ha utilizzato per parecchi anni i divergenti Intimo Neutromed, adesso non mi ricordo, ma era quello verde, mi pare, utilizzava freschezza, mi pare. Mi serviva un divergente intimo perché quello che utilizzo io, Neutro Robert, mi era finito e non ho detto a mia madre di comprarlo. Ho utilizzato quello, però ho dovuto rilavarmi perché con altro sapone, anche una saponetta, direi la saponetta, con un'altra saponetta che avevo sempre della Neutro Robbers, mi si è passato tutto, quindi ho dovuto per l'ennesima volta abbandonare come prodotto. Voi come vi siete trovati con questo marchio, se lo utilizzate, se vi ha fatto qualche reazione, fatemelo sapere sotto nei box, sì, sotto nei box informazioni, fatemelo sapere nei commenti se l'avete utilizzato o meno e se vi va, se vi ha fatto qualche reazione o se avete altri marchi che vi abbiano fatto queste problematiche che hanno dato a me Neutromed. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao!